Molti genitori di bambini e bambine della scuola primaria si chiedono se ci sia un momento giusto per il primo smartphone. Questa domanda complessa richiede di farci altre domande. Ad esempio, ci siamo preoccupati di fare insieme a lui o lei un percorso educativo rispetto al digitale e quindi gli abbiamo permesso magari di sperimentare alcune cose, alcune app, videogiochi insieme a noi le prime volte per poi dargli un pochino più di autonomia. Abbiamo dato loro magari un tablet nel frattempo che però possono utilizzare quando rispettando delle routine, degli spazi e dei momenti che sono adeguati. Per spazi cosa si intende? Spazi magari condivisi dove noi li possiamo monitorare. Tempi quali possono essere? Magari prima di cena, magari quando si torna da scuola. L'importante è che loro sappiano che ci sono dei momenti per farlo e che non è sempre lì liberamente accessibile, perché sappiamo che la quantità di stimoli che offre, l'interattività, eccetera, sollecitano molto il nostro e il loro cervello e quindi tendono un po' a fagocitare tutte le altre attività. Invece preoccuparsi di creare un ambiente stimolante dove oltre al digitale ci siano magari attività sportive, artistiche, ricreative, i colori, i libri, tante cose che loro possono avere a disposizione, gli permette di utilizzare tutte le loro competenze, di imparare a crescere quindi dentro un ambiente che sia il più possibile stimolante da tanti punti di vista. Un'altra cosa importante è quella di cercare di fare in modo che loro imparino ad autoregolarsi. Quando prima parlavamo delle routine, quelle sono strumenti che aiutano moltissimo a rendersi conto del tempo che passa, perché quando utilizziamo il digitale il tempo vola, quindi non ci rendiamo conto e allora staremmo lì a volte anche ore. Invece sappiamo che imparare ad autoregolarsi sarà un aspetto fondamentale, perché in adolescenza altrimenti rischieranno magari di dedicare troppo tempo a quello, di perdere il contatto con gli amici e di perdere il contatto anche con le cose da fare che magari riguardano la scuola. Un altro aspetto molto importante riguarda i contenuti. Da questo punto di vista può essere utile anche installare un parental control, quindi quelle app che ci permettono di definire quali sono i confini della tipologia di contenuti a cui possono accedere, ma anche dei tempi. Quindi in questo modo loro potranno utilizzarlo secondo delle scelte che abbiamo fatto noi. E se per caso a scuola venissero a sentire parlare di un'app nuova, interessante, un videogioco, per poterla installare dovrebbero chiederlo a noi. E qui viene anche l'aspetto educativo del parental control, perché ci permette di entrare in dialogo. Ah, andiamo a vedere insieme cos'è questa app. Cos'è questo videogioco? Vediamo se ci sono dei consigli sull'età, vediamo se i contenuti sono adatti a te. E allora in questo modo decidiamo poi insieme, loro pian piano acquisiscono questi criteri, queste regole, ma anche si abituano a parlare del digitale insieme a noi. L'ultimo aspetto che ritengo importante è quello della legge. Sappiamo per esempio che i social network non possono essere usati da tutte le persone. In Italia la legge ci dice che si possono usare dai 14 anni in su, 13 col consenso dei genitori. Allora, anche ricordarsi questi aspetti nella scelta di dare uno smartphone può essere importante. Perché? Perché loro imparano, perché glielo diciamo noi genitori, che anche su internet esistono le leggi, esistono le regole e vanno rispettate. E allora in questo modo vedete che stiamo facendo proprio un percorso educativo che passo a passo gli dà delle informazioni rilevanti, un po' come si fa con l'educazione stradale, una cosa che ci viene un po' più spontanea perché prima l'hanno fatta i nostri genitori con noi. Pensate, a 3 anni magari attraversiamo la strada insieme e gli chiediamo di guardare a destra, a sinistra, di vedere dove sono le strisce pedonali, se c'è il semaforo, se è verde o rosso. Allora, è chiaro che a 3 anni non gli lasceremo mai attraversare la strada da solo, però gli stiamo dando le informazioni affinché un giorno gli potremo dire: guarda, adesso è arrivato il momento in cui puoi anche andare a scuola in autonomia. Il percorso deve essere simile a questo. Quindi, tornando alla domanda iniziale, c'è un'età giusta per lo smartphone?
l'età giusta è quella che scegliete voi dandovi questi criteri e facendo questo percorso. In questo modo saprete che magari gli state dando lo smartphone nel momento in cui ha acquisito quella maturità necessaria per poterlo utilizzare secondo le sue potenzialità.